Dalla data odierna praticamente abbiamo rafforzato i controlli in ambito infra Schengen, cioè abbiamo innalzato i livelli rispetto a quelli che già era il dispositivo previsto dal decreto legge 172/2021, adesso con l'ultima ordinanza del Ministero della Salute che impone ovviamente un obbligo di arrivare con un tampone negativo fatto nelle 48 ore antecedenti dai paesi previsti nell'elenco C dell'allegato 20 del DPCM del 3 marzo 2021 e stiamo verificando attentamente il possesso di questo requisito. Attualmente dobbiamo dire che non abbiamo riscontrato anomalie di sorta in quanto i viaggiatori in ambito aeroportuale sono stati ben preparati. Ovviamente questi controlli vengono fatti sempre grazie all'attenzione che ci pongono i vettori all'atto della partenza, che ovviamente che devono richiedere il possesso di queste certificazioni previste dalla legge, quindi il possesso dei certificati verdi e da oggi ovviamente anche di questo test negativo fatto nelle 48 ore antecedenti. I controlli in ambito aeroportuale vengono svolti sistematicamente per quanto riguarda la frontiera esterna ed a campione nel controllo degli spostamenti in ambito infra-Schengen e domestici, quindi nelle tratte nazionali. A questi controlli concorrono tutte le forze di polizia e gli enti aeroportuali, quindi dal Ministero della Salute, facciamo dei controlli a campione in concorso, ci concordiamo con loro e ovviamente sempre sotto l'egida dell'ENAC e con la collaborazione del gestore aeroportuale. Abbiamo già effettuato circa 18.000 controlli dal 26 novembre, perché i controlli già erano in piedi da quando è entrato in vigore il DL 172/2021. Con questo rafforzamento abbiamo raggiunto questi ottimi livelli. Tenete presente che in ambito extra Schengen vengono controllate attualmente circa 350.000 persone che attraversano la frontiera. Parliamo di dati mensili, quindi dal 1 settembre i livelli di traffico sono questi.